a 15 metri di diametro, quello che formerà più tardi il cortile interno a cielo aperto. Poi, dopo la prima posa del scavare, un tipo un corridoio che porta fino all'ingresso di questi casi che viene usato come secondo cortile, ma coperto questa volta. Tra l'altro gran parte della giornata della vita quotidiana d'estate viene passata piuttosto in questo corridoio, perché una parte coperta, non c'è ombra e corrente d'aria. Quindi la parte la più fresca in realtà di queste case è piuttosto questo corridoio. Poi più tardi scavano le varie stanze, di solito ce ne sono 5, una per i genitori, una per le donne, una per i figli, una viene usata come una cucina, la quinta, l'ultima invece, viene usata come un deposito, un granaio, il granaio principale delle loro case. Comunque le pareti di sopra insieme anche al cortile dentro sono tutti e due inclinate verso l'uscita, casomai capita che piove, l'acqua scorre facilmente fuori, non rimane stagnante in mezzo al cortile. Come in ogni casa turistica capita sempre di trovare un buco appena appena scavato in mezzo alla casa, quella dedicata ai bambini, quella aveva un'usanza, casomai la famiglia diventa molto numerosa, poi uno dei membri della famiglia si sposa, stavano una nuova casa collegata alla prima e così via, alla fine diventa come un labirinto. Come anche capita spesso di trovare un buco sopraelevato rispetto alle altre, però anche aveva un'usanza. Perché il mezzo trasporto più importante per loro fu il cammello. Il cammello è una grande bestia, non poteva entrare direttamente fino al cortile, quindi doveva fare il giro in alto, far scorrere la roba dentro questo cortile, poi grazie a una cosa che aveva per andare fin su, portavano quello che avanza e li mettevano dentro questo buco che viene usato come secondo granaio, oppure un granaio secondario delle loro case. Comunque i servizi non stanno mai dentro le case, sono sempre fuori, vicino all'ingresso, ma completamente fuori nel cortile centrale. In questo vecchio villaggio vivono anche due comunità, una comunità araba, nomada araba, parlano l'arabo, la loro religione è l'Islam, occupano tutta la parte soprattutto ovest del villaggio. Tutto il resto invece in gran parte è occupato piuttosto dei berberi. I berberi anche loro sono musulmani, parlano l'arabo e accanto all'arabo anche parlano la loro lingua che si chiama Shilha, è una lingua berberifon di cui io non capisco un tubo, è una lingua completamente diversa dall'arabo. Purtroppo era una lingua parlata e scritta, oggi è rimasta solo come una lingua parlata di più di meno, è praticata anche delle persone anziane soprattutto, ormai perché anche giovane a scuola si usa solo l'arabo, quindi anche loro, gran parte di loro sono dimenticate della lingua berberifona in realtà. Comunque la gente del posto, che non sono tante, vivono soprattutto su questa agricoltura scarsa, praticate in queste terrazzine nette di fiume oppure in questi piccoli terreni povere che precedono le loro case, loro le chiamano il giardino, vivono anche sulla pastorizia, quello che aiuta oggi abbastanza bene la gente del posto a vivere piuttosto il turismo, perché è abbastanza ormai una tappa obbligatoria per tutti i visitatori del sud del paese. Non c'è una discussione che passa del sud senza passare di Matmata. È un villaggio assai particolare, molto carino e molto anche caratteristico. Un altro modo comunque di vivere qui su queste montagne, siamo quasi giunti al punto più alto del villaggio.
è scritto con la riuse, benvenuto a Matmata in arabo, in francese e anche in inglese. Quindi la parte dove ci troveremo fra qualche minuto per il pranzo, dove c'è il ristorante, in realtà per me un peccato, una piccola parte che ha subito un po' di cambiamento, nel senso che lì hanno installato delle case moderne, la parte amministrativa, un piccolo ospedale, le scuole e così via. D'altronde non posso fare nient'altro, comunque questo villaggio è importante anche dell'UNESCO, fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, talmente è caratteristico, è bello anche, è particolare. Comunque il villaggio Berbo di Matmata è molto carino. Noi comunque non l'abbiamo mai chiamato villaggio, di solito è chiamato le montagne, piuttosto le montagne di Matmata, perché il villaggio l'abbiamo attraversato, siamo quasi giunte al nucleo del villaggio, questa parte è stata modernizzata un po', ma tutto il resto è rimasto come prima. Io preferisco comunque chiamare sia da questa parte qua, altrimenti dopo pranzo, però nella parte opposta, andando verso Duz, perché la vera Matmata è piuttosto quello che abbiamo visto prima, oppure quello che vedremo più tardi, è questa marea di montagne e le case turistiche sparse un po' qua, un po' là, dappertutto. Questa parte invece, direi anche questa, non è molto suggestiva lo stesso, però non è la vera realtà Matmata, non è la vera Matmata, perché ci sono anche delle case moderne in mezzo. Quindi ecco, siamo quasi giunti al ristorante, ripeto, ci fermeremo quindi fino al ristorante, quindi avete fame, e poi dopo pranzo ci andiamo a visitare una delle case etnografiche di Matmata, dell'interno, dell'interno, e anche filmato dove fa il paesaggio di questo villaggio, in cui quello che hanno bello girato soprattutto Gesù di Nazareth, oppure il primo film delle guerre stellari. Ed ecco, siamo arrivati, vi faccio vedere i vostri posti, poi via. Se avete bisogno di lavare le mani oppure di magari le telecamere, le cose, ci quello che non vi serve potete lasciarlo tranquillamente. Ok, cioè, la prendi solo la mia macchina fotografica. Grazie. Porto la macchina. Prego, prego. Oh.
siamo da 10, non so. Buongiorno. Cerca la tua chiave. Ah, lui. Da dove sei? Cerca Milano. C'è abbastanza largo. Bene. Grazie. Buon appetito. Grazie. Se mi ricordo che mi mangio durante le discussioni sono i soldi. Qui siamo uguali. Ah, posso stare qua? Dai, venite qua. Che tanto c'è il signore qua. Cosa è?